Ciao ragazzi e bentornati di nuovo nel mio canale. Nel video di oggi vediamo come creare sotto il dominio che abbiamo creato la scorsa volta una unità organizzativa. Che cos'è un'unità organizzativa? È un contenitore che può contenere al suo interno altre unità organizzative all'interno delle quali possiamo creare oggetti, quali computer, gruppi e la creazione di oggetti computer. Quindi andiamo subito ad aprire il tool di Active Directory sotto Italia, andiamo a fare il tasto destro, nuovo, facciamo unità organizzativa. La chiamiamo Italia. Allora, questo flag lo possiamo lasciare perché evitiamo di cancellare accidentalmente l'unità organizzativa. Eventualmente vogliamo cancellarla realmente, quindi abbiamo necessità di rifare tutta la struttura, dobbiamo andare a cambiare le permission per il domain admin. Quindi qui la lasciamo e faccio ok. All'interno di Italia possiamo creare a sua volta altre unità organizzative e le chiamiamo, diciamo, possiamo creare tre unità organizzative per racchiudere gli utenti, i computer e i gruppi. Quindi nuova unità organizzativa, users, ok. Quindi users, nuovo, posso fare nuove unità organizzative, gruppi, groups, ok, sempre sotto Italia, nuovo, unità organizzativa, quindi workstation, ok, ora andremo a creare per ognuno di questi sotto, diciamo, sotto OO, che fanno parte dell'OU principale che è Italia, degli oggetti. Qui creeremo degli user, quindi nuovo utente, lo chiamiamo Paolo, cognome ovviamente Rossi, nome di accesso Paolo.Rossi, vado avanti. Qui vado a levare la flag perché è diciamo, un ambiente di laboratorio, però è cosa buona lasciare questo flag e dare la possibilità all'utente di cambiare la password per la prima volta, in maniera tale da dare la contezza all'utente che l'amministratore non può conoscere la sua password. Perché è vero che un amministratore cambia la password, però se io flaggo questa voce, obbligo l'utente, dopo aver fatto il login per la prima volta, a cambiarsi la password. Quindi è una protezione in più per l'utente. L'amministratore che non flagga questa cosa qua, secondo me, non è un buon amministratore perché la sicurezza degli utenti dovrebbe essere alla base, diciamo, di un amministratore di Active Directory. Quindi setto la password, in questo caso la levo, come vi ho detto, non posso stare a cambiare sempre le password degli utenti in un laboratorio, in un contesto reale sarebbe cosa buona e giusta. Perfetto, l'utente Paolo Rossi, ho sbagliato a rename. Rinomina Paolo Rossi, vediamo se non mi ho visualizzato Paolo Rossi, faccio ok, vado a vedere le proprietà, voglio vedere l'account, ok Paolo Rossi, perfetto, altrimenti in fase di login potrei non capire il perché non mi stavo loggando, quindi Paolo Rossi è l'utente, Paolo.Rossi è il login al dominio. Faccio un nuovo utente, Marco, cognome Bianchi, accesso sarà Marco.Bianchi. Avanti, stessa storia, setto la password e vado a rimettere la password per conferma. Vado avanti, fine, ok, creiamo un nuovo utente, un ultimo utente. La chiamiamo Paola Verde, ovviamente cambiamo Paola, andiamo sul femminile, Paola.Verde, sempre cambio obbligatorio, lo deflaggiamo, settiamo la password, la riconfermiamo andiamo avanti, fine. Quindi abbiamo creato tre utenti, ora creiamo una workstation, computer, lo chiamiamo PC1,
Basta. Segna l'account di questo computer come computer di sistema operativo precedente a Windows 2000. No. Faccio ok. Ok, perfetto. È stato creato un computer all'interno delle workstation che è a sua volta all'interno d'Italia. Creiamo un ultimo gruppo, nuovo gruppo, lo chiamiamo ufficio 1. Lasciamo queste impostazioni così come sono e vado a fare ok. Ora cosa voglio farvi vedere? Voglio prima di tutto farvi vedere che quando andiamo a selezionare l'utente e andiamo a fare proprietà, andiamo sulla scheda oggetto, vedete qui è indicato tutto il percorso di dove l'oggetto è posizionato in Active Directory, quindi Italia.local. Sotto l'unità organizzativa Italia, scusate, è andata via la scheda, eccola qua, quindi Italia.local, Italia, users, Paolo Rossi, effettivamente, se andiamo a vedere l'utente, è proprio nella cartella user che è sotto la organization unit che è Italia, che a sua volta è sotto Italia.local, quindi stessa cosa per Marco Bianchi e Paola Verde. Ora vediamo all'interno del gruppo di inserire qualche utente, quindi ipotizziamo di avere questi tre utenti, solo che di questi tre utenti l'accesso al gruppo deve essere garantito solamente a due utenti e non a un terzo. Quindi ipotizziamo che vogliamo mettere all'interno di questo gruppo, perché successivamente vi farò vedere che i gruppi servono anche per le cartelle shareate, ovvero per le cartelle condivise. Quindi ipotizziamo di mettere dentro questo gruppo solamente l'utente Marco Bianchi e Paola Verde. Quindi andiamo qui. Andiamo sull'ufficio, selezioniamo, andiamo a vedere se ci sono membri, ovviamente non ci sono membri, andiamo a fare aggiungi. Quindi l'utente da aggiungere era Marco, andiamo a fare una ricerca, vede, lo fa praticamente la corrispondenza esatta dell'utenza, quindi Marco Bianchi, faccio ok, aggiungi Paola, controlla nomi, Paola Verde, ok, vado a fare applica. Ok, se vado a selezionare di nuovo il gruppo, faccio proprietà, vado a vedere membri di questo gruppo, fa parte Marco Bianchi e Paolo Verde. Non fa parte il terzo utente che è Paolo Rossi. Contrariamente, se vado a selezionare l'utente Marco Bianchi, faccio proprietà, vado a cliccare la scheda membro di ed è membro di domain users perché tutti gli utenti, come vi ho detto nel video precedente, fa parte del gruppo domain user di default e fa parte anche del gruppo ufficio 1. Volendo in grosse organizzazioni, le unità organizzative sono divise per parlo di area fisica, area geografica, all'interno delle quali poi ci sono ovviamente altre unità organizzative in base al lavoro che uno fa, e quindi la questione viene gestita in maniera molto, molto ad albero, diciamo. E volevo solamente provare a loggarmi con l'utente Paolo Rossi, vediamo se riusciamo a farlo su Windows Server, su questa macchina qua, senza avviare il client, perché il client non è in dominio. Vediamo se ci riesco. O non mi dà nessun errore, quindi io chiudo tutto, faccio un logout, quindi disconnetti e vediamo se riesco a loggarmi con l'utente Paolo Rossi. Ritorno qui nella finestra di login. No, per sbloccare Ctrl Alt Cancel un attimino. Ctrl Alt Cancel. Ok, quindi l'utente era paolo.rossi, non è necessario specificare tutto il dominio perché mi sto loggando già al dominio Italia e metto la password dell'utente Paolo Rossi. Non sono sicuro se l'accesso è garantito perché mi sto loggando su un domain controller. Quindi non è garantito l'accesso. Comunque, la prossima volta vedremo come loggarci come utente di dominio all'interno del dominio, perché essendo un domain controller,
diciamo, un controllo di dominio, quindi un server, non dà la possibilità a un utente normale di loggarsi. Quindi ritorniamo all'interno del server con il nostro utente administrator. Vedete, garantito ingresso come administrator, ma non è garantito come utente normale di domain users. Ok, visualizziamo la scherma intero. Utenti e computer di Active Directory. So perché si vede così piccolo, comunque. E se vogliamo continuare a, non so, a creare ulteriori ulteriori, diciamo, organization unit sotto Italia, possiamo continuarlo a fare. Io mi sono limitato solamente a una workstation, scusate, a una organization unit con tre, diciamo, organization unit a sua volta che fanno parte di quella del padre che è Italia, con suddivisi gruppi, utenti e workstation. Volevo farvi vedere un'ultima cosa, come poter migrare un utente. Allora, ipotizziamo di voler migrare questo utente, Paola Verde, dalla sua organization unit nella cartella, diciamo, radice che è sotto Italia. Io prendo anche con il drop and drop, posso prendere l'utente e trasferirlo qui. Dico di sì e l'oggetto è stato trasferito all'interno della cartella users che fa parte sempre del dominio italia.local, ma è ubicata da un'altra parte, vedete? Paola Verde, proprietà. Se andiamo a vedere oggetto, vedete, ora si trova sotto italia.local users Paola Verde. Se voglio ritornare a far prendere parte di l'utente Paola Verde all'interno dell'organization unit che si chiama Italia, e non italia.local, ma Italia, posso o agire così, come vi ho fatto vedere, oppure, diciamo che gli utenti sono tanti, vado a fare una ricerca, trova utenti. Lo faccio proprio all'interno del dominio, Paola Verde. Ok, ho trovato l'utente. Faccio sposta o move, lo porto sotto Italia e users. Seleziono la cartella e faccio ok. Ora, se torno sotto users, la devo aver messa da qualche parte. Un attimino. F5, vediamo. Ok, con l'F5 si è aggiornata e Paola Verde è ritornata all'interno della sua cartella, diciamo della sua organization unit che è Italia. Bene, questo è quanto. Io vi saluto, vi invito come sempre a mettere un bel like, iscrivetevi al canale, attivate sempre la campanella per restare aggiornati sugli ultimi video che pubblico. Ciao e alla prossima.